Sì, grazie Presidente. Vorrei fare un intervento un po' più sul contenuto dell'atto di indirizzo che ci apprestiamo a votare, perché dai colleghi ho visto un po' degli interventi un pochino generici. Chiaramente su un tema importante che è quello del servizio pubblico, del servizio di trasporto pubblico. E voglio sottolineare un fatto, come ho avuto modo di farlo in diverse occasioni. Chiaramente molte inefficienze del trasporto pubblico a Roma non sono imputabili a chi oggi gestisce il servizio di trasporto pubblico, ma sono dovute a una mancanza di infrastrutture, a una forte congestione stradale, all'eccessivo talvolta utilizzo dell'automobile, ma perché nel corso degli anni questa città non ha mai messo dei freni, non ha mai contenuto il mezzo privato, e tutto questo chiaramente a sfavore del trasporto pubblico. Quindi, per dire che chiaramente ATAC, che gestisce il servizio di trasporto pubblico, sicuramente è un'azienda che deve migliorare, lo stiamo facendo, il piano industriale che è stato presentato e così via, non è certo questa la sede per elencare tutta una serie di attività, ma quindi la centralità del servizio di trasporto pubblico per noi resta, per noi è fondamentale, e è sbagliato chi collega le inefficienze del trasporto pubblico esclusivamente alla società pubblica che oggi esercita questo servizio. Io faccio sempre un esempio su via di Torpignattara, ma potremmo fare questo esempio veramente in tanti posti della nostra città. La linea 409 non funziona non perché ATAC non è in grado di metterci gli autobus, non è capace a metterceli, perché io vedo sempre tanti autobus anche lunghi 18 metri, ma siccome quel tratto di strada è fortemente congestionato, c'è molto spesso una sosta irregolare che ostacola gli autobus, molti dei ritardi, spesso delle inefficienze che viviamo sono dovuti proprio a questo motivo, alla mancanza di infrastrutture di questa città. Ovviamente abbiamo lavorato fin dal nostro insediamento per colmare questo gap infrastrutturale che la nostra città sconta, sia partendo dai piccoli interventi, voglio ricordarlo, proprio in questi giorni, anzi ormai in queste settimane sono partiti diversi cantieri per proteggere importanti corsie preferenziali della nostra città, penso a Viale Filiberto, a Viale Libia, Viale Eritrea, Via Orazio Pulvillo. Nelle prossime settimane proteggeremo anche le preferenziali di Via di Caracalla e Via Principe Eugenio Napoleone III. Quindi tutti interventi volti a fluidificare il trasporto pubblico, dicevo piccoli interventi ma anche grandi interventi, pensiamo all'enorme lavoro che è stato fatto con il piano urbano della mobilità sostenibile. Quindi la sfida, secondo me e secondo noi, che le forze politiche devono raccogliere non è tanto sulle modalità di affidamento del servizio di trasporto pubblico, ma sul dotare questa città finalmente delle infrastrutture di trasporto pubblico che mancano e che renderanno sempre poco competitivo il trasporto pubblico, a prescindere da chi sarà il gestore dello stesso. Grazie Presidente.